L'audizione in videoconferenza del dottor Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'audizione è dedicata al tema dell'applicazione delle norme per l'efficientamento energetico e delle misure antisismiche sugli edifici previsti per il rilancio dell'edilizia dal decreto legge del 19 maggio 2020, numero 34. Come noto, la Commissione ha dedicato un ciclo di audizioni sul tema al fine di individuare eventuali criticità rispetto a un'iniziativa che è apparsa senz'altro pregevole e in grado di rimettere in moto il settore dell'edilizia. A tal riguardo sono stati anticipati al direttore alcuni rilievi mossi dai soggetti fin qui intervenuti in audizione al fine di acquisire possibili chiarimenti, anche qualora il direttore lo ritenga, in forma scritta. Quello che mi sento sin d'ora di poter cogliere è un diffuso disorientamento su alcune interpretazioni della disciplina, che è apparsa anche piuttosto complessa da applicare per i molteplici adempimenti procedurali richiesti. Inoltre ritengo che gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito appaiano carenti di quell'affidamento e la relativa procedura possa essere considerata ragionevolmente certa nel suo esito finale. Cedo quindi la parola al direttore, che ringrazio per la sua disponibilità. Grazie Presidente, onorevoli commissari, grazie per questa commissione, per l'opportunità che viene fornita all'Agenzia delle Entrate per dare il proprio contributo in questa materia che è di così interesse in questa fase storica del Paese, per agevolazioni fiscali, per efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici. Nel corso del mio intervento cercherò di riepilogare la disciplina introdotta dal decreto rilancio con riferimento al superbonus, e anche nonché all'opzione in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione da parte del soggetto beneficiario per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore di beni e servizi, il cosiddetto sconto in fattura, o in alternativa per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettata. Cercherò di fornire anche alcuni chiarimenti in merito alle questioni che mi sono state sottoposte, come prima anticipava lei, Presidente, durante le audizioni in materia di superbonus davanti a questa Commissione. Come ben conoscono i membri di questa Commissione, l'articolo 119 del decreto rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, quindi dell'anno prossimo, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, compresa l'installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché al consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, cosiddetto appunto superbonus. La detrazione che spetta nella misura del 110% delle spese sostenute è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti nel nostro ordinamento che disciplinano detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'ecobonus, e quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, il sisma bonus appunto, che sono disciplinati dal testo unico dell'imposta sul reddito, articolo 16 bis, e da successivi insomma, interventi normativi, nonché le detrazioni per il restauro delle facciate esterne degli edifici, il cosiddetto bonus facciate, che è stato introdotto dalla legge di bilancio del 19 per il 20. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nell'articolo 19 dei commi 1 e 8 del decreto rilancio, mentre l'ambito soggettivo applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi dal 9 al 10. In particolare, ai sensi del 121 del decreto rilancio, è previsto che i soggetti che sostengono negli anni 20, secondo semestre, insomma, negli anni 20 del 21, spese per gli interventi ammessi al superbonus possono optare il luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente, cioè al posto della detrazione in dichiarazione, possono optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di un importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, il cosiddetto appunto sconto in fattura. In questa prospettiva il fornitore recupera il contributo anticipato con un credito d'imposta di un importo pari alla detrazione spettante e con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. È stata già fornita alcuni chiarimenti nelle circolari che sono state emanate dall'Agenzia delle Entrate nel corso dei mesi scorsi. Oppure l'alternativa è la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
quindi abbiamo lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta diretto. Inoltre la stessa normativa ha previsto la facoltà per i soggetti che sostengono negli anni 20 e 21 spese per taluni interventi ulteriori rispetto a quelli ammessi al superbonus, di recupero sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, di colonie di ricarica, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente per lo sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito, con facoltà della successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. I crediti d'imposta derivanti dalla cessione dei crediti e dagli sconti sono utilizzati in compensazione, mediante il modello F24, sulla base delle rate di detrazione a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, quindi 5-10 quote annuali. La quota di credito d'imposta non utilizzata dell'anno non può essere compensata negli anni successivi e non può essere ricorso né ulteriormente ceduta. Il fornitore che ha riconosciuto lo sconto e gli altri cessionari possono a loro volta cedere il credito d'imposta ad altri soggetti con possibilità di ulteriori cessioni, senza nessuna limitazione sul numero delle cessioni successive e senza la necessità che vi sia un collegamento diretto tra il cessionario e il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, per gli interventi ammessi al superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti delle predette detrazioni, il contribuente, e questo per espressa previsione normativa, quindi sono chiarimenti che ricalcano semplicemente le previsioni volute dal legislatore, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai CAF, l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, una copia della separazione relativa agli interventi di efficienza energetica deve essere trasmessa per via telematica dal tecnico abilitato all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, l'ENEA. L'ENEA a sua volta invierà all'Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni ricevute con le modalità e i termini definiti d'intesa tra i medesimi enti, affinché venga certificata l'effettiva esistenza delle asseverazioni indicate nella comunicazione dell'opzione inviata. Le modalità di esercizio dell'opzione, che vengono effettuate esclusivamente in via telematica, sono state definite con provvedimento dell'Agenzia di Entrate dello scorso 8 agosto. In particolare, nel provvedimento sono stati elencati gli interventi per i quali è possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto, e sono state anche disciplinate le modalità e i termini per la trasmissione della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate e i termini e le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite F24 per l'eventuale successiva cessione del credito. Infine è stato approvato anche il modello per la comunicazione dell'opzione con le relative istruzioni per la compilazione. La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal contribuente beneficiario della detrazione in via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario, utilizzando la procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure mediante i canali telematici sempre dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di interventi ammessi al superbonus, la comunicazione deve essere invece trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Nel caso di interventi effettuati su parti comuni dell'edificio, la comunicazione deve essere inviata sempre esclusivamente in via telematica, avvalendosi solo dei canali telematici dell'Agenzia di Entrate, dall'amministratore di condominio o dal condominio incaricato, incaricato nel caso di condomini minimi senza amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui l'intervento effettuato su parti comuni sia ammesso al superbonus, la comunicazione dell'opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. L'invio della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi ammessi al superbonus è consentito anche all'amministratore di condominio o al condomino incaricato, ma in tal caso
L'opzione sarà efficace solo dopo che il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del nostro sito, abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione stessa. Il provvedimento dell'Agenzia di Entrata dell'8 agosto, prima che ho richiamato, rinvia inoltre alla definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi all'opzione all'Agenzia di Entrate ad un successivo provvedimento che è stato emanato il 12 ottobre, sempre dall'Agenzia. A partire dal 15 ottobre, così la comunicazione dell'opzione può essere inviata all'Agenzia delle Entrate con le modalità che sono state descritte. L'invio è consentito fino al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Al momento della ricezione delle comunicazioni, l'Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati in possesso e quelli trasmessi da Enea per il superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio vengono verificati la correttezza formale, la competenza dei dati, la presenza del visto di conformità e della separazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione a diverse tipologie di intervento. Saranno effettuavati anche i controlli successivi, avvalendosi delle segnalazioni delle altre amministrazioni sulla veridicità delle asseverazioni e dei dati in possesso dell'Agenzia, anche per evitare duplicazione di benefici con l'utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che hanno già optato per la cessione. L'articolo 121 del decreto rilancio ha previsto inoltre la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute negli anni 20 e 21. In tal caso l'opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Nel caso di opzione per la cessione del credito corrispondente alle rate residue non fruite, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto, qualora le spese siano riferite a interventi ammessi al superbonus. Negli altri casi può essere trasmessa direttamente al soggetto beneficiario della detrazione o da un suo intermediario. In particolare è bene evidenziare che nel caso di cessione del credito relative alle rate residue di detrazione non fruite per interventi realizzati sulle parti di un edificio, la comunicazione non deve essere trasmessa dall'amministratore di condominio ma direttamente dal condomino beneficiario della detrazione o da un suo intermediario, o nel caso di interventi ammessi al superbonus dal soggetto che rilascia il visto. Sul sito dell'Agenzia di Entrata è presente un'area tematica dedicata al superbonus e agli altri interventi, per cui è possibile comunicare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. In questa sezione sono fornite informazioni utili, sono disponibili i link per l'accesso ai provvedimenti attuativi, ai documenti di prassi, a una guida operativa, alle FAQ che mano a mano sono state aggiornate, alle risposte alle istanze di interpello e ai siti di interesse, tra i quali appunto il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell'Enea. Al fine di tenere conto delle criticità emerse nel corso della prima applicazione del superbonus e delle richieste da parte degli operatori del settore, con lo scopo di semplificare e rendere più fruibili i benefici, il legislatore ha ritenuto di apportare alcune modifiche all'articolo 119 del decreto rilancio. In primo luogo, con il nuovo comma 1 bis, è stato previsto che per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune alle altre unità immobiliari, chiuso da un cancello o da portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada, dal cortile o dal giardino anche di proprietà non esclusiva. A seguito della modifica normativa si può pertanto ritenere che un'unità immobiliare abbia accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio, all'immobile si acceda direttamente da strada pubblica, privata o in multiproprietà o un passaggio, cortile, giardino, scala esterna, comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione. All'immobile si accede da strada privata di alta proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile. Nel caso di villetta a schiera, pertanto, si ha accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio, la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si acceda dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto. Il cortile o il giardino in cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari. Il comma 1 ter, anch'esso introdotto successivamente, stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
L'incentivo previsto per gli interventi di riqualificazione energetica ammessa al superbonus spetta per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione. Il comma 4 ter dispone che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sisma bonus sostenuti entro il 31 dicembre del 20 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli allegati di diverse disposizioni normative. In questi casi gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati all'attività produttiva. Il comma 9 bis interviene in tema di assemblee condominiali, stabilendo che le deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi interventi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui l'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o almeno un terzo del valore dell'edificio. Il comma 13 ter infine prevede che al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati al presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti unicamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Finita questo inquadramento della normativa per come mano a mano si è andata formando dal decreto di rilancio in avanti su queste tematiche di interesse della Commissione, a questo punto io mi concentrerei su alcune risposte che abbiamo preparato rispetto ai quesiti che venerdì scorso sono stati inviati dalla Commissione all'Agenzia dell'Entrata. A riguardo devo precisare che per alcune delle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione potranno essere fornite risposte più esaurienti in un momento successivo. Sono un paio di domande che abbiamo lasciato fuori perché sono necessari degli approfondimenti attraverso il coinvolgimento di altre amministrazioni, quindi non solo dell'Agenzia delle Entrate, e si tratta in particolare di questioni che coinvolgono aspetti non esclusivamente fiscali come quelle relative alle assicurazioni o le polizze assicurative e comunque in ogni caso sempre in materia di super bonus. A breve l'Agenzia delle Entrate nelle prossime settimane fornirà ulteriori chiarimenti con la pubblicazione di una nuova circolare nella quale saranno trattate anche alcune delle tematiche affrontate in questa sede, tra le quali quelle sottoposte appunto da questa commissione. Andrò quindi in ordine secondo le domande come ci sono state prospettate. Ci è stato chiesto se il super bonus non si possa estendere in via interpretativa ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, laddove tale detenzione esclusiva non può dar luogo alla costituzione del condominio richiesto dal dato strettamente testuale del comma 9 dell'articolo 119. A riguardo, il riferimento normativo al condominio, quindi l'articolo 119, comma 9, lettera A del decreto 34 di quest'anno, comporta che il superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che invece siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. La scelta del legislatore di richiamare espressamente tra i beneficiari del superbonus i condomini non ha consentito di estendere tale agevolazione la prassi consolidata finora adottata in materia di ecobonus e di sisma bonus, nonché di detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che per parti comuni devono intendersi in senso oggettivo quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e dunque dalla costituzione di un condominio nell'edificio. Le agevolazioni sopra citate infatti spettano anche all'unico proprietario o ai comproprietari dell'intero edificio per le spese relative agli interventi realizzati sulle predette parti comuni. Si ricorda che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condomini costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente, box e le cantine, e una comproprietà sui beni comuni dell'immobile. È una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a parteciparne in proporzione ai millesimi di proprietà.
e pacifico che la nascita del condominio si determina automaticamente senza necessità di alcuna deliberazione nel momento in cui più soggetti costituiscono su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piani in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento come chiarito dalla prassi. Ai fini della costituzione del condominio è irrilevante la mera detenzione degli immobili che costituiscono un edificio, essendo invece necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi. E questo comporta che se l'unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione incomodata a tutte o alcune delle rette unità immobiliari a più soggetti, che sono i detentori, non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del superbonus. Se l'unità immobiliare di un edificio appartenente a diversi proprietari sono invece concessi in locazione incomodate ad un unico soggetto detentore, restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del superbonus. A riguardo è importante evidenziare che le stime di copertura della misura in commento hanno tenuto conto di questa lettura della norma, motivo per cui l'agenzia ha interpretato nel senso che vi ho esposto il comma 9 del citato articolo 119 del decreto di rilancio. È stata poi sottoposta un'ulteriore domanda, ovvero come vadano considerate le non conformità urbanistiche dell'immobile per le quali occorrerebbe introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le parziali difformità non generate dalla volontà del proprietario. Questa è una problematica, una questione non di competenza dell'Agenzia delle Entrate perché attiene esclusivamente a normativa edilizia. Comunque è bene rammentare un testo di legge, disposizione cogente, quindi anche nei confronti dell'Agenzia, evidentemente, che l'articolo 49 del testo unico sull'edilizia, che prevede espressamente che, fatte salve le sanzioni, gli interventi di cui ha presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, di stacchi, cubatura, superficie coperta, che cedono per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto nella destinazione degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, dei piani di regolatore regionale, dei piani particolareggiati di esecuzione. Ovvero, è fatto obbligo, il comma 2, al Comune segnalare all'amministrazione finanziaria entro 3 mesi dall'utilizzazione dei lavori, della segnalazione certificata, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di quel comma precedente, il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo, si prescrivono dei corsi orari della data di ricezione della segnalazione del Comune, quindi si aspetta che il Comune comunichi dopo che corre il termine dal quale inizia i 3 anni entro i quali l'Agenzia delle Entrate dovrebbe recuperare le imposte dovute, e in caso di revoca o decadenza dei benefici suddetti, il committente è responsabile nei confronti degli enti causa. Inoltre, al fine di semplificare l'accesso al superbonus, è stato inserito anche il comma 13 ter nell'articolo 119 sempre, che a riguardo prevede che al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui l'articolo 9 del testo unico 380/2001, relativi accertamenti dello sportello unico dell'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati ai medesimi interventi. Quindi questo è semplicemente un richiamo normativo ai quali tutti siamo soggetti sulle difformità edilizie. Inoltre ci è stato chiesto se il beneficio sull'acquisto dell'unità immobiliare spetti per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo della finestra medesima, cioè dal 31 dicembre 2021. A riguardo la norma ha stabilito che qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici siano realizzati nei comuni ricadenti in una zona classificata a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e costruzione degli edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliari che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione spetta all'acquirente dell'unità immobiliari
è la misura del 75% e dell'85% del prezzo del singolo immobiliare risultante nell'atto B di compravendita e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 per ciascun immobiliare, e la norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre del 21. Ai sensi poi del 119,4 la detrazione è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio al 20 al 31 dicembre 21. Affinché quindi gli acquirenti, persone fisiche e unità immobiliari possano beneficiare del super bonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, fermo restando il principio di cassa, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. Gli acquirenti di case antisismiche potranno altresì fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1 luglio 20, in quanto l'agevolazione a tale data era vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia stato registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, è stato richiesto da questa commissione se l'Agenzia Entrata ha stabilito la retroattività, anzi no, è stato affermato, l'Agenzia Entrata ha stabilito la retroattività delle disposizioni relative alla cessione, lo sconto in fattura dal 1 gennaio 20 per gli interventi diversi da quelli che beneficia il superbonus. Sarebbero invece opportune regole uniformi sull'intero ventaglio di interventi. A riguardo, in realtà la retroattività delle disposizioni relative alla cessione o lo sconto in fattura dal 1 gennaio 20 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano al superbonus non è stata stabilita in sede interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, ma dal legislatore che con l'articolo 121,1 del decreto rilancio ha previsto la possibilità di optare in luogo delle detrazioni spettanti alternativamente dello cosiddetto sconto in fattura o della cessione in credito con riferimento alle spese sostenute nel 20 e nel 21 per gli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo 121. Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per spese e interventi di recupero al patrimonio edilizio, di efficienza energetica, nonché di misure antisismiche, quelle relative al bonus facciate o all'installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica. Inoltre, ci è stato richiesto se con riferimento all'applicazione del criterio di cassa o di competenza occorre chiarire, occorre chiarire se in caso di sconto in fattura o di cessione del credito si possa fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia stata emessa fattura in forma anticipata. La disposizione che disciplina il superbonus fa rinvio alle spese documentate è rimasta a carico del contribuente, sostenuta dal 1 luglio 20 fino al 31 dicembre 21. Quindi è un'esatta definizione normativa del sostenimento della spesa e non soltanto la parte formale dell'emissione della fattura. Con la circolare 24 di quest'anno, l'Agenzia ha già chiarito che in applicazione dei principi generali ai fini della individuazione del periodo di imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti altre professioni, gli enti non commerciali, al criterio di cassa e quindi alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Per le imprese individuali, società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e quindi alle spese da imputare al periodo di imposta in corso, al 31 dicembre 20 o al 31 dicembre 21, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento. Si ritengono assimilabili a tali soggetti anche le imprese minori del 66 del TUI, come già chiarito dall'Agenzia nella circolare 11 del 2017, che sono sottoposti a un regime improntato alla cassa. Nel medesimo documento di prassi di quello del 17 si è inoltre precisato che per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalla società, dagli enti commerciali relativi a interventi sui patrimoni degli edifici, rileva ai fini dell'imputazione al periodo di imposta la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condominio. Allo stato attuale, in assenza di modifiche normative, quindi non emergono elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa. Inoltre, ci è stato chiesto cosa si intenda per il concorso in violazione previsto dall'articolo 121,6 del decreto rilancio. Il testo apre la strada a pericolose interpretazioni, viene così affermato nella domanda sottoposta all'agenzia. Riguardo agli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità, sono stati chiariti nelle circolari emesse ad agosto, la 24, nonché nella risposta a interrogazione presentata alla Camera dei Deputati.
In particolare, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, di requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa, maggiorata dell'articolo 121,5, maggiorata degli interessi per i ritardati di iscrizione a ruolo e dell'articolo 20 della 672,73 e della sanzione per omesso tardivo versamento e dell'articolo 13 del 471,97. Nel caso di concorso nella volazione, che è disciplinato dall'articolo 9 della 472,97, il fornitore che ha applicato lo sconto eccezionale del credito rispondono solitamente con il beneficiario della detrazione, della sanzione e della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi. Come precisato nella risposta all'interrogazione parlamentare, i destinatari degli esiti dei controlli sono quindi i beneficiari della detrazione, i soggetti che sostengono le spese agevolate sostanzialmente, ovvero anche i fornitori in solito nel caso di concorso nella violazione. Al di fuori dell'ipotesi di concorso, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Per la configurabilità del concorso di persone valgono i criteri generali, avete visto le norme richiamate sono abbastanza risalenti nel tempo, del 97 sostanzialmente, e valgono i criteri appunto in materia sanzionatoria per cui è richiesto l'accertamento del contributo di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione e alla concreta capacità di favorire la violazione stessa. Ci sono degli esempi che tanto abbiamo inviato la risposta scritta a queste domande che poi potrebbero essere utili nell'inquadramento da parte degli onorevoli commissari di questa commissione. È stato poi richiesto se non rinvenendosi norme che lo escludano possa essere riconosciuto il superbonus per l'installazione del cappotto termico interno con particolare riferimento agli edifici sui quali insistano vincoli storico-artistici o paesaggistici, ma anche l'impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possono portare al miglioramento di due classi energetiche. A riguardo, l'articolo 119,2 del decreto rilancio prevede che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice beni culturali del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico, siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, la detrazione del 110% si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche, oppure, laddove questo miglioramento di due classi energetiche non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto edificio unità immobiliare già nella penultima classe. Pertanto, come chiarito una CIPA 20 dell'Agenzia, se l'edificio è sottoposto a vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio, il rifacimento e l'isolamento termico sia vietato dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si applica comunque ai singoli interventi ammessi all'ecobonus perché sia certificato il miglioramento energetico nei termini che vi ho descritto. Nell'ambito di questi interventi quindi si ritiene che nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa possa rientrare anche l'installazione del cappotto termico interno. Chiedo scusa. Si è stato chiesto inoltre se l'obbligo di stipula della polizza assicurativa sia da intendersi in termini di adeguamento dei massimali della polizza RC professionale oppure sia necessario stipulare una polizza doppia, in ogni caso se l'obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza genesse contenga i requisiti necessari. A riguardo l'articolo 119,14 ha previsto che ai fini del rilascio delle attestazioni e assicurazioni i tecnici abilitati siano tenuti alla stipula di una polizza assicurazione responsabilità civile con massimale adeguata al numero delle attestazioni o assicurazioni rilasciate e agli importi di interventi oggetto delle predette attestazioni e assicurazioni, comunque non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Ai fini fiscali la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa nei termini sovraindicati e nessuna previsione stabilita in relazione alla modalità contrattuale della polizza stessa, e pertanto segue la prassi di mercato in conformità alla normativa regolamentare di settore. È stato previsto sempre dalla norma che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi della normativa 291/97 e che i GAF e i professionisti abilitati sono quindi tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro.
Questi soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguata al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati secondo la normativa di settore. La polizza assicurativa è la responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale, deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto. Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare la polizza di cui sono già interessati, inserendo un'autonoma copertura assicurativa che prevede un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l'adeguatezza della polizza, deve essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti, non con il numero dei visti di conformità rilasciati, e la stessa attiene all'aspetto contrattualistico delle parti. È stato inoltre richiesto se l'ammontare complessivo delle spese riferite alle singole unità immobiliari possa intendersi riferito alla singola camera o ufficio, nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS, considerata la diversa destinazione d'uso dei relativi immobili rispetto agli edifici residenziali. A riguardo, la normativa, cioè il COM 9 del 119 del decreto di rilancio, stabilisce che il superbonus si applica tra gli altri agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le ONLUS appunto, e dalle organizzazioni di volontariato, le ODP, e delle associazioni di promozioni sociali, le APS, iscritte nei registri nazionali, per espressa previsione normativa, limitatamente ai lavori destinati solo immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, quasi di ritrovate nel documento inviato. Per espressa previsione normativa contenuta nel comma 9, lettera E, per le associazioni sportive dilettantistiche il superbonus è quindi limitato ai lavori destinati a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per le ONLUS, le APS e le OTV, invece, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria da stare e dalla destinazione degli immobili oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull'intero edificio e sulle singole unità immobiliari. Per questi soggetti, quindi le ONLUS, le APS e le ODP, non opera limitazione indicata nella circolare 24 del 20 dell'Agenzia per le persone fisiche in ordine all'applicazione del superbonus agli interventi realizzati sugli immobili residenziali, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il superbonus agli immobili destinati a esercizi di attività impresa professionale, come espressamente previsto dall'articolo 119,9 lettera B delle persone fisiche. Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 in merito alla possibilità di fruire del superbonus limitatamente a 2 unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione. Per quanto riguarda inoltre l'individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario delle agevolazioni, applicando le regole contenute dall'articolo 19, ovvero 119, ovvero tenendo conto della natura degli immobili, edifici, condominio o altro, e del tipo di intervento da realizzare. In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito dal comma 1 del 119. Interventi trainati, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 dei commi 5, 6 e 8 del sempre dell'articolo 119. È stato inoltre chiesto se si possa dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di testo unico delle interpretazioni, elaborando formulari ogni qualvolta possibile. A riguardo, anche tenuto conto della complessità delle disposizioni legate all'articolo 119 del decreto rilancio, sul sito dell'Agenzia di Entrate è stata inserita una sezione tematica, un'area tematica dedicata al superbonus, nell'ambito del quale sono già disponibili link per accesso a tutti i provvedimenti direttoriali che sono stati emessi sul tema, alle circolari e primi chiarimenti amministrativi, alle risoluzioni che vengono via via emanate, la guida operativa, le facche, e sono facche che vengono continuamente aggiornate secondo quelle che arrivano, le interpretazioni che l'Agenzia fornisce, alle risposte alle istanze interpelle in materia di superbonus, nonché ai siti internet in qualche modo collegati come quelli del Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e l'ENEA. Ci è stato chiesto che si possa diffondere a quello dell'Agenzia Entrate una circolare annuale interamente dedicata a chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia. A riguardo,
l'agenzia fornisce, perché è tenuta a fornire tempestivamente chiarimenti sulle norme fiscali di nuova emanazione, di interpretazione ai propri uffici. Si fa presente comunque sia per il bonus facciate sia per il super bonus, ha fornito le prime indicazioni con le circolari 2 e 24. La circolare annuale che si auspica in realtà viene già pubblicata dall'agenzia in occasione della campagna dichiarativa delle persone fisiche, costituisce una trattazione sistematiche di tutte le esposizioni riguardanti le ritenute, gli oneri detraibili, deducibili, i crediti d'imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte dei contribuenti al CAF, al professionista abilitato, di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione dell'amministrazione finanziaria. L'obiettivo di questa circolare riepilogativa è quello di offrire, in ossequio ai principi di trasparenza e di collaborazione sanciti dalla sua diritti contribuente, nell'ottica di un potenziamento costante della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unico che garantisca un'applicazione uniforme delle norme fiscali su tutto il territorio nazionale. La circolare costituisce per tutti gli uffici amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme l'attività nella fase di controllo delle dichiarazioni. La circolare richiama i documenti di prassi che si ritengono ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti ai contribuenti in sede di interpello, dei CAF o dei professionisti abilitati per questioni affrontate in sede di assistenza. Con particolare riguardo alle interazioni per oneri pluriennali, come le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di qualificazione energetica degli edifici, vi sono appositi paragrafi in questa guida nei quali sono riportati in maniera sistematica i principali chiarimenti interpretativi con l'indicazione degli adempimenti da fare in essere e dei documenti da conservare. A questo punto, Presidente, noi abbiamo fatto un'ulteriore sezione che sono, mentre fino adesso abbiamo trattato le domande così come le avete suddivise voi sulle questioni interpretative, poi sono state fatte ulteriori domande sulle richieste di semplificazione. A riguardo ci è stato chiesto se in caso di sconti in fattura per interventi su parti comuni condominiali debba essere rilasciata fattura unica, ovvero frazionata fra i vari condomini in funzione della spesa a ciascuno imputata. Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dall'avviso che la stessa debba essere destinata al solo condominio. La risoluzione è in linea con quanto previsto nel caso in cui si sceglie di recuperare l'agevolazione come detrazione. In tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà delle detrazioni calcolate sulle spese fatturate dal condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici o secondo criteri individuati dall'assemblea condominiale. Inoltre ci è stato chiesto se si possa provvedere un termine dal momento della conclusione dei lavori entro il quale i professionisti tecnici possano procedere a un ravvedimento operoso per l'attività preliminare, la progettazione, certificazione e attestazione. Non sembra che ci siano i margini per invocare lo strumento di carattere generale previsto dal 4697, il cosiddetto ravvedimento operoso al quale faceva riferimento la domanda. Infatti, in relazione alle comunicazioni di fine lavori dell'Enea, in caso di omesso o annullato in via delle stesse, è stato espressamente ammesso il ricorso in remissione in bonus. Nel caso prospettato, tuttavia, bisogna valutare l'applicabilità, soprattutto nell'ipotesi in cui il contribuente benefici di erogazione direttamente in fattura, il cosiddetto sconto. Inoltre si chiedono chiarimenti in merito alla modalità, ai contenuti, ai tempi del visto di conformità, di cui sarebbero utili i formulari, richieste, nonché agli effetti sanzionatori nei casi di visti carenti, incompleti o tardivi. Si auspicano, leggo sempre nella domanda, inoltre delle precisazioni sulle modalità, sull'efficacia e sui parametri di riferimento della separazione prevista al decreto rilancio per le opere di consolidamento. L'Agenzia di Entrata riguarda nell'ambito della prossima circolare, quella a cui facevo riferimento all'inizio, dedicati chiaramente ai materiali superbonus, fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi sconti da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Ci è stato chiesto invece se vi siano margini di semplificazione del quadro procedimentale nonché della cessione del credito. E riguardo, facciamo riferimento alla normativa del rilancio che nell'introdurre il superbonus ha individuato tipologie e requisiti tecnici per degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, nonché tutti gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza stessa. Quindi è una normativa, ben conoscete, di particolare favore nei confronti dei beneficiari, e il decreto rilancio, come già chiarito nella circolare di agosto, in aggiunta
agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni già disciplinate dalla normativa vigente degli interventi di recupero patrimonio edilizio e di ordinanza energetica, il decreto rilancio, quindi il legislatore, ha introdotto un sistema di controllo ulteriore strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative. In merito a questo profilo si evidenzia come, peraltro, come già precisato nelle circolari a cui ho fatto riferimento, a parafoto del 24 di agosto, le disposizioni in materia di superbonus si affiancano a quelle già vigenti, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quegli antisismici nonché quelli di riqualificazione energetica. Il superbonus, in particolare, a differenza di queste agevolazioni, sisma ed ecobonus, prevede un'aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell'agevolazione, in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è possibile optare per l'utilizzo alternativo di detrazione mediante lo sconto in fattura, abbiamo detto, e la cessione del credito. Inoltre, le disposizioni contenute nel decreto di rilancio in materia di cessione hanno ampliato la platea dei soggetti cessionari e hanno ammesso la possibilità di ulteriori cessioni. Pertanto, anche fino al superbonus è necessario effettuare adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici, quelli finalizzati al recupero, al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, non quelli di installazione di colonnine per radicare dei veicoli elettrici. Anche fino al superbonus, quindi, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario, postale, al quale risulta la causa del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire, sempre per previsione normativa, la fruizione della nuova agevolazione ai fini dell'opzione per lo sconto per la cessione, visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che ne danno diritto al superbonus, ai fini della detrazione e dell'opzione per lo sconto in fattura per la cessione schede corrispondente al superbonus, la separazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In merito alla separazione si rileva in particolare necessario richiedere ai fini sia dell'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia dell'opzione per la cessione o dello sconto, per gli interventi di efficientamento energetico, la separazione da parte di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e alla corrispondente congruità del contenuto. Per gli interventi antisismici, la separazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori, delle strutture del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi. Inoltre, la separazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stadio di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Dalle considerazioni sovrasvolte, quindi, discende che gli adempimenti documentali ai fini del superbonus sono stati richiesti dal legislatore in considerazione del particolare carattere agevolativo delle nuove previsioni introdotte dall'articolo 119 del decreto di rilancio, con conseguente necessità di maggiore certezza nella verifica dei requisiti di spettanza dei nuovi benefici, anche con riguardo all'effettivo realizzo nel rispetto di tutti i requisiti tecnici richiesti degli interventi agevolati, avendo un impatto rilevante nel miglioramento della qualità degli edifici. Si segnala pertanto l'esigenza di tenere in considerazione che le imprescindibili esigenze di controllo e verifica della spettanza dei requisiti, della qualità tecnica degli interventi garantiti dalla predisposizione della necessaria documentazione. Quindi l'Agenzia, nella sua prassi amministrativa, non ha fatto che ripercorrere i requisiti previsti, fissati inderogabilmente al legislatore, cercando di spiegarne il contenuto, ma non ha aggiunti oneri procedurali rispetto a quelli. Ci è stato poi chiesto se si possa costituire nell'immediato un portale unico in cui il contribuente effettui tutte le comunicazioni necessarie per fruire dei superbonus. A riguardo si rammenta che esiste il portale dell'Enea, tramite il quale sono trasmesse le asseverazioni tecniche degli interventi di qualificazione energetica e il portale dell'Agenzia Entrate, con cui sono trasmesse le comunicazioni di cessione del credito. L'Enea e l'Agenzia collaborano ovviamente affinché sia verificata con procedura automatizzata l'esistenza di questa asseverazione, di cui estremi sono indicati le comunicazioni di cessione del credito. E non esiste invece un analogo portale per il quale sono trasmesse le asseverazioni tecniche degli interventi di riduzione del rischio sismico. Nel caso in cui il portale unico di cui si faceva cenno dovesse essere utilizzato anche per altri adempimenti,
ad esempio in materia urbanistica, e ne comprendiamo, ne comprendo anche semmai il carattere prospettico, è assolutamente interessante dal punto di vista del cittadino. Dovrebbero essere però coinvolte altre amministrazioni territoriali. Si tratta di un portale che accoglierebbe comunicazioni di varia natura, solo in minima parte fiscale, quindi l'Agenzia di Entrate potrebbe contribuire soltanto per gli aspetti fiscali, ma tutta la parte urbanistica o di efficientamento energetico coinvolge altri enti, altre istituzioni, e per quanto riguarda quelle urbanistiche, tutte quelle territoriali. Quindi appunto è riferibile a diversi livelli di governo e non potrebbe essere quindi realizzato o gestito soltanto dall'Agenzia delle Entrate. Quindi potrebbe essere un portale in cui confluiscono servizi dei diversi enti. Ci è stato poi richiesto di fornire chiarimenti sulla persistenza della limitazione della cessione solo a soggetti legati ai lavori che hanno dato luogo alla detrazione, incluse banche e intermediari finanziari. A riguardo, la norma, sempre articolo 121, del decreto di rilancio consenta ai soggetti che sostengono negli anni 20 e 21 spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico, alla riduzione del rischio sismico degli edifici e pianti sismici, nonché per quelli ammessi al superbonus, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante di detrazione alternativamente o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato al fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti crediti e intermediari finanziari, oppure per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alle operazioni con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Questo meccanismo ricalca in parte istituti precedentemente vigenti, e si tratta di quelli delineati, al sistema delineato dal 121 del rilancio, non si applicano invece le limitazioni descritte nella prassi amministrativa in merito alle modalità di effettuazione delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari previsti già da altre disposizioni. L'articolo 121 infatti consente espressamente la cessione del credito d'imposta nei confronti di altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza necessità di verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Inoltre è stato chiesto se con riguardo allo stato di avanzamento dei lavori sia ammessa la cessione del credito per interventi che danno origine ad altri bonus. A riguardo, l'articolo 121 dispone che sia possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito per sconto anche per stati di avanzamento lavori in relazione a detrazioni spettanti per gli interventi elencati dalla norma, sono superbonus, ecobonus, sisma bonus, impianti fotovoltaici e gli altri interventi previsti, e l'eventuale estensione della cessione ad altre tipologie di interventi deve essere ovviamente prevista dal legislatore. Infine, l'ultima domanda, ci è stata chiesta se una volta conclusa la cessione il concredito possa circolare liberamente senza rischio di essere recuperato dall'amministrazione finanziaria per rilevata mancanza dei presupposti dell'applicazione dell'agevolazione originaria. A riguardo, il comma 4 del 121 del decreto di rilancio stabilisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Nella circolare 24 di agosto è stato inoltre precisato che se un soggetto acquisisce un credito d'imposta ma durante i controlli dell'Enea o dell'Agenzia di Entrate venga rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde comunque il diritto ad utilizzare il credito d'imposta ceduto. Mi sembra una richiesta più o meno comune a tutti, è quella del quando la prossima circolare vedrà la luce. A riguardo è una data che io immagino prossima, innanzitutto una parentesi, mi permetto di estendere il vostro riconoscimento al lavoro fatto in questa audizione, che in realtà mi permette di estendere ai colleghi dell'Agenzia delle Entrate e alle varie strutture che in questa fase di particolare impegno, visti i molteplici interventi normativi che vengono emanati, anche in considerazione della straordinarietà
dell'anno in corso e dalla grave crisi che stiamo attraversando, e speriamo di lasciarci presto alle spalle, comunque hanno doverosamente continuato a lavorare e a cercare di rispondere a tutte le sollecitazioni interpretative che le norme impongono. Quindi mi sembrava corretto non tenere per me il riconoscimento, che sono soltanto uno dei tanti colleghi che in agenzia si occupano dei vari temi che vengono sottoposti. Detto questo, anche la circolare coinvolge non soltanto il direttore, che poi la deve fare proprio e firmare, ma tutte le strutture che la stanno predisponendo. A riguardo, l'elaborazione di una circolare può essere velocissima o meno, a secondo di quando si decide che l'acqua si è fermata, perché le continue domande che arrivano all'Agenzia Entrate da parte delle istituzioni e degli operatori del settore impediscono di poter mettere il punto o la parola fine alla stessa circolare. Quindi la scelta di fondo è se fare un'altra circolare in attesa poi di un'ulteriore circolare e così via, o cercare di raccogliere il più possibile tutto per cercare di farne una in qualche modo complessiva. È una scelta che non riesce a soddisfare le une istanze o le altre, quindi adesso cerchiamo di mettere comunque questa settimana la parola punto e sulla base di tutto quello che è arrivato, anche di quello che è arrivato a seguito di questa audizione, e cerchiamo nelle prossime settimane, io spero poche, pochissime, di poter firmare la prossima circolare. Fermo restando che mi rendo conto dell'esigenza di dare un inquadramento interpretativo unitario, un unico documento, pur in assenza di testi unici normativi, cercare di fare un qualcosa di parallelo a livello di prassi. Allo stesso tempo però mi corre l'obbligo di rilevare come anche questa scelta sia poi dipendente dalla volontà di fare circolari snelle o circolari che poi, semmai subiremmo la critica o l'osservazione, avete fatto una circolare di 300 pagine, e anche lì dipende se uno vuole essere riepilogative e complessive di tutta la normativa di settore, oppure intervenire singolarmente mano a mano che le norme cambiano. Sono scelte davvero difficili, perché una non esclude l'altra, ma ci si rende conto che soddisfare un'esigenza rischia di aprire il fianco ad altre tipologie di critiche. Io credo che l'unitarietà della trattazione abbia un valore in sé, fermo restando che il valore comunque offre poi il fianco alla critica dell'eccessiva lungaggine della stessa prassi amministrativa. Comunque cerchiamo di fare nel più breve tempo possibile, come so dirsi, a normativa vigente, quindi a bocce ferme. Per quanto riguarda la complessità normativa, faceva riferimento il Sandro Albertoldi, quello è un tema che riguarda il nostro ordinamento, non necessariamente soltanto la normativa del decreto rilancio o del super bonus. La complessità normativa non può non essere eseguita da una prassi amministrativa di interpretazione che cerca di rimettere in linea una complessità, ma certamente non può semplificare quello che nasce come complesso. Può cercare di rendere il più possibile chiaro con esempi, ma certamente il motivo a monte della complessità ha diverse genesi. Nel caso specifico, credo di averlo espresso nel corso dell'audizione, la complessità è stata dettata dall'esigenza di evitare abusi di un intervento normativo in un anno particolare come questo, in cui invece è necessario essere richiamati tutti alla lealtà reciproca senza abusare di strumenti che sono messi a disposizione dei cittadini. È vero però che quella è la norma e quella viene interpretata. Per quanto riguarda la possibilità di, mi sembra il senatore Fenno facesse riferimento alla retrodatazione della scelta del beneficiario rispetto alla tipologia di agevolazione fiscale e relativa agli interventi edilizi che sono stati fatti, quindi laddove non fosse riconosciuto come un'agevolazione per super bonus, possa essere invece riconosciuto come altro tipo di agevolazione, ci si può riflettere. È chiaro che viene però ad essere collegata a una scelta anche del contribuente di un'eventuale dichiarazione integrativa, perché poi sono scelte che vengono effettuate dallo stesso contribuente in sede dichiarativa, però possiamo riflettere a livello diciamo di interpretazione interna dei nostri uffici. Infine, l'onorevole Giacomento faceva riferimento alle interazioni, diciamo, un po' più costanti, ora sempre con i limiti
di un'amministrazione che ha un limite, un perimetro di numero di colleghi e di attività che deve essere svolta, credo comunque esistano già degli strumenti. Noi cerchiamo di dedicare aree a singole tematiche che sono via via di interesse delle istituzioni e dei cittadini, e quindi lì dentro si trova una serie di risposte. Un intervento diretto, diciamo una sorta di risposta immediata, ci sono gli strumenti che previsti già dal legislatore, che sono gli interpelli, cioè le richieste di interpretazione normativa ovvero di consulenza giuridica, ai quali cerchiamo di dare risposta nei termini previsti dal legislatore. L'intervento più diretto, mi rendo conto che potrebbe essere assolutamente interessante, sconta il numero di risorse adesso dedicabili, quindi in prospettiva, aumentando le risorse dell'agenzia, possono essere dedicate a una sorta di risposta più o meno più veloce o immediata, però dobbiamo scontare anche con la limitatezza delle risorse. Credo comunque gli strumenti esistenti, quindi la pubblicazione veloce di tutte quante le posizioni dell'amministrazione, dell'agenzia, la pubblicazione delle FAQ, l'integrazione delle FAQ con l'aggiornamento che via via viene fatto a seconda di quelle che viene sottoposta, e gli strumenti invece istituzionalmente previsti da anni dal legislatore, gli interpelli di consulenza giuridica, consentano agli operatori di avere risposte in termini assolutamente ragionevoli. Ovviamente cerchiamo di migliorarci via via con il nostro lavoro. Credo di aver risposto, signor Presidente, alle varie aspetti che ci sono stati dati in queste sollecitazioni da parte dei commissari. Quindi io, se non ci sono altre domande, avrei finito. Grazie direttore anche per queste risposte. Naturalmente la nostra collaborazione resterà aperta, perché questa misura produrrà effetti importanti soprattutto a partire dall'anno prossimo. Quindi confidiamo di avere altre possibilità di confronto. La ringrazio, ringrazio i suoi uffici, così come ringrazio gli uffici della Commissione per l'ottimo lavoro che è stato svolto e tutti i commissari. La seduta è chiusa.